Non avevo ancora parlato di questa cosa con un video su YouTube perché semplicemente ero in vacanza e vorrei tranquillamente tornarci, però visto l'argomento credo ci sia almeno bisogno di fare un video su questa cosa e credo che qualcuno, giusto qualcuno, lo volesse anche vedere. E sono solo alcuni, non sono riuscito a trovare il resto dei direct, ma saranno il doppio almeno. E capisco anche tutti questi messaggi, perché il mio canale tempo fa era conosciuto come quello dei cartoni, dei sequel, delle teorie, fortunatamente solo tempo fa. E quando venivo chiamato in questo modo proprio mi fermavano per strada, ehi, il tizio delle teorie. No, meno male, non è vero, ma mi ci sono avvicinato. Quando appunto ero conosciuto in questo modo, ho pubblicato certi video su dei possibili sequel di film, per lo più DreamWorks, Pixar, Disney, questo genere di film d'animazione. Uno dei protagonisti di questi video è stato Kung Fu Panda 4. Il video lo trovate sul canale ancora disponibile, ma ovviamente essendo di 2 anni fa, del 2019, quindi quasi 3 anni fa, la qualità non è esattamente la stessa, né nell'editing, tanto che il video è in 720p, per farvi capire, né tantomeno nel parlato, mi mancava davvero qualche a Jenny non piace detto così a caso. Fatto sta che il video c'è, è andato anche virale al tempo, quindi lo trovate comunque. Tuttavia, in quel periodo, quando feci uscire quel video, era solo un rumor quello di Kung Fu Panda 4. Non era assolutamente confermato da DreamWorks, c'erano solamente delle voci da insider all'interno dello studio, ma appunto solamente voci. Ma adesso tra virgolette, perché l'annuncio in realtà è stato fatto settimane fa, abbiamo la conferma ufficiale. Kung Fu Panda 4 uscirà e uscirà l'8 marzo 2024. In quel video parlavo della fine del 2021, l'inizio del 2022 e riascoltandolo mi sono messo davvero a ridere perché... Ragazzi, che ne pensate di Kung Fu Panda 4 uscito a gennaio 2022? Cagate a parte, sono qui per parlare di questo quarto capitolo perché la mia idea verso questo progetto è cambiata col tempo. Il video è appunto di quasi 3 anni fa e sono cresciuto in tutti i sensi, mentalmente, fisicamente, socialmente, a livello social appunto. Quindi ho un'opinione che si discosta un po'. Interrompo per un attimo il video per informarvi che in descrizione trovate ancora il link di Pampling, il sito di t-shirt e non solo, a tema nerd, dove per qualche giorno tutte le magliette del sito, e dico tutte, sono a soli 10 euro. E io vi inviterei ad approfittarne anche perché non si sa assolutamente quando torneranno a prezzo intero, ovvero 16,90. Il mio codice è sempre attivo, il pensiero 4 vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0 euro perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ripeto, link in descrizione, ma parliamo di Kung Fu Panda 4. La mia opinione, l'ho già detto, è cambiata col tempo, perché sì, effettivamente Kung Fu Panda è rimasta e rimane sempre, almeno spero, la mia saga DreamWorks preferita, trilogia ma ora saga, se contiamo in realtà anche alcune serie... Di 3 serie uscite, probabilmente solo una è canonica, forse, non lo so, vedremo con questo quarto capitolo. Comunque, rimane ancora la mia saga DreamWorks preferita. Tuttavia, al contrario di come dissi nel video, l'uscita del quarto capitolo potrebbe buttare giù tutto. Perché, per quanto mi riguarda, anche se il terzo film non è stato così tanto apprezzato dalla critica e nemmeno dal pubblico per certe cose, e non parlo solo di quegli idioti davvero stupidi che si sono arrabbiati perché ci sono due papà per po', anche se il terzo film non aveva esattamente convinto tutti, a me era piaciuto. E mi era piaciuto davvero tanto il finale. E ragionandoci un po' in questi 2-3 anni, ho pensato che effettivamente di un quarto capitolo non ce n'è bisogno. La trilogia, la saga, poteva tranquillamente finire in quel modo. Però ormai l'annuncio è arrivato, abbiamo appunto pure la data, per ora solo americana, l'8 marzo 2024, abbiamo ancora un po' da aspettare, sicuramente non uscirà domani. E avendo ormai l'annuncio, la conferma, ovviamente lo guarderò appena uscirà. Però davvero non so come potrebbero arrivare a fare un qualcosa di superiore ai 3 film già usciti, perché se ci pensate effettivamente nel primo film abbiamo sì un villain che... abbiamo comunque una storia, un villain che riguarda Po, ma fino a un certo punto. Nel secondo abbiamo un villain, una storia che riguarda Po al 100% in pratica, il villain è strettamente collegato al protagonista. Nel terzo capitolo non c'è esattamente una storia collegata a Po, o meglio al Po terreno, ma abbiamo un Po che si evolve in pratica come Dragon Ball. Fate finta che questi ultimi 7 secondi non siano mai esistiti perché non avevo pensato durante la registrazione alla civiltà di Panda che Po scopre in questo film e che ovviamente è molto importante per il personaggio in sé anche a livello terreno. Scusate ragazzi, è un po' che non vedo il terzo film, anche se sì, è una cosa abbastanza importante, avrei dovuto ricordarla comunque, ma quando lo rivedrò e se lo rivedrò spero mi piacerà come le prime volte. E diventa a tutti gli effetti completamente a 360 gradi il guerriero dragone.
che non so per quale motivo nella serie uscita ultimamente su Netflix chiamano il maestro dragone, una cosa del genere, il qualcosa dragone, ma non il guerriero. Il cavaliere dragone, mi pare, non lo so. So solo il fastidio che mi dava ogni volta che veniva ripetuto. Quindi sono estremamente curioso di vedere cosa DreamWorks farà per questo quarto capitolo, per farlo quantomeno apprezzare dalla critica o da quella parte di pubblico che si fa qualche domanda durante la visione. Che tipo di villain ci sarà? Se ci sarà qualche ritorno? Se ci sarà un qualche tipo di nuova lezione, una nuova trasformazione di Po'? Non lo so, sinceramente non vorrei una nuova trasformazione perché effettivamente è già arrivato al massimo, quindi non credo che, come in Dragon Ball, aggiungeranno sempre di più a ogni film una nuova evoluzione per continuare la saga all'infinito, speriamo di no. Però non si finisce mai di imparare, quindi qualche lezioncina in più al personaggio potrebbe essere impartita. Ragazzi, io vi ringrazio per il supporto, per tutti i messaggi che mi hanno invogliato a fare questo video, perché sono stati davvero tantissimi. Prima di chiudere però vi invito a lasciare un like se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi se vi siete ritrovati qui per la primissima volta e di attivare la campanella per rimanere sempre attivi con le notifiche e con gli avvisi che vi arrivano dai miei nuovi video. Anche perché sto preparando qualcosina che potrebbe quasi sicuramente interessarvi, sia per questo mese ma soprattutto per ottobre. Ne ho già parlato su Instagram e per questo vi invito anche a seguirmi lì, il link lo trovate in descrizione, assieme ai link di tutti gli altri miei social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale. Vi ricordo che per qualche giorno ancora tutte le t-shirt del sito sono a soli 10 euro invece di prezzo pieno di 16,90 e come sempre il mio codice vi dà la possibilità di avere un paio di calze gratis a scelta. Ma ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Kung Fu Panda 4 e cosa secondo voi potrebbe succedere in questo film. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!